Allora, con l'approvazione delle linee guida lo scorso luglio, il legislatore ha posto le basi per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico 2.0. Questo progetto dovrà condurre regioni e province autonome a sviluppare in comune accordo un sistema sanitario maggiormente interoperabile ed omogeneo. L'importanza di aggregare i dati sanitari ci consentirà non solo di traguardare quella che è definita la medicina personalizzata, ma anche in termini di programmazione saremo più efficienti e più efficaci e quindi anche più sostenibili in termini economici. Perché seguire il corso di formazione? Perché, come è noto, la formazione in questo paese è mancata per molti anni, è la precondizione affinché ci sia un sistema sanitario nazionale che esprima le migliori competenze costantemente aggiornate.